Salve a tutti cari amici di Non Solo Fumetti, siamo qui oggi riuniti per andare a vedere insieme cosa diavolo si è comprato questo tizio con il passamontagna. Recuperi abbastanza contenuti anche questa settimana, ma non senza un motivo ben preciso. Non troveremo a farci compagnia alcune serie che sto recuperando e che in realtà sono già uscite da un bel po' di tempo, ma avremo tutte una serie di nuove uscite, o meglio, forse uscite avvenute da qui alle ultime due settimane più o meno. Questo ovviamente per quanto riguarda tutti quegli acquisti fatti in fumetteria. Infine, come al solito, avremo anche un altro bel pacco di roba usata, sempre arrivato da Libraccio, dove qui invece avremo sempre un po' di roba in corso di recupero e anche qualche piccola novità. Recuperi ridotti, dicevamo, perché la settimana successiva all'uscita di questo video sarò a Roma, quindi ho già messo in preventivo di girare come un tordo tutte le fumetterie e i mercatini del cazzo della città in cerca appunto di qualche affare e di un po' di robetta interessante. Quindi, come avrete ben potuto capire, resterò a breve a secco di pecunia, sempre se trovo qualcosa di interessante ovviamente. Quindi, qualora abbiate qualche bel posto o qualche bella fumetteria da consigliarmi, scrivetemi. Mettetemelo qui sotto sui commenti, andrò a farci un giro e se troverò qualcosa vi ringrazierò con un bel video di recuperi romani. Bando alle stronzate e cominciamo, che qui non finiamo più se no. Partiamo come al solito con i manga. Anche questo mese siamo giunti al momento in cui ci arriva tra le mani Claymore del buon Norihiro Yagi. Siamo già al volume numero 7, ovviamente volume che ho letto appena sono entrato dalla porta di casa. Si legge sempre in una mezz'oretta veloce, lettura secondo me sempre piacevole e molto molto scorrevole. Nuovo power up per la nostra Claire che vedete qui in copertina. Abbiamo in questo volume un nuovo comeback di qualche personaggio che ci eravamo persi per strada, fatti in questo volume che si svolgono secondo me però un po' troppo in fretta. Avrei preferito che l'allenamento fosse un attimino più lungo, un attimino più travagliato, che facesse sudare il protagonista 7 camicie per appunto ottenere queste nuove abilità. Invece tac, tieni e taccatelo e diventa più forte. Primo punto secondo me un po' no dall'inizio della storia per quanto mi riguarda. In ogni caso, in toto, Claymore continua secondo me ad essere una lettura molto interessante e che ovviamente vi consiglio. Il power up comunque è molto figo, anche se un pochettino ste cazzo di Claymore sembrano dei fottutissimi Frankenstein per quanto si attaccano o perdono pezzi l'una all'altra, vabbè. Che altro dire, Dark Medieval Fantasy, 5,90€ per Star Comics, compratelo miei cari amici, compratelo. Prossimo volume, sempre di casa Star Comics, sempre 5,90€, sto parlando di Goodbye Eri, un nuovo manga in uscita questa settimana del maestro Tatsuki Fujimoto. Non ho fatto in tempo neanche ad uscire questo manga che già sul tubo tutti hanno iniziato a cagare fuori recensioni, quindi ragazzi non me ne vogliate, ma credo che ve ne parlerò al massimo in un video letture quando appunto lo leggerò. Ci farò un video riguardo solamente se la storia avrà qualcosa di molto particolare da raccontare, altrimenti attaccatevi al tram. Diciamo insomma che vedere 500 video sul tubo mi ha fatto passare la voglia di recensirlo. Comunque lo leggerò a breve, storia di un tizio che riprende sua madre e che poi riprende anche Tizia. Non si tratta di filmini pornografici, ma ovviamente di qualcosa di ben più serio, cioè gli ultimi momenti di vita appunto di una persona, che sia la mamma o di quest'altra ragazza, adesso non saprei dirvi bene. Il gatto intanto s'ammazza. Manga che così da profano al momento sembra avere una carica emotiva devastante, secondo me Fujimoto, mangaka molto apprezzato dai lettori in generale, purtroppo a parte Chainsaw Man di Fujimoto non ho ancora una mazza per le mani, mi mancano infatti sia Look Back che anche Fire Punch. Sicuramente se anche questo Goodbye Eri mi piacerà, inizierà anche quest'autore ad abitare un attimino la mia libreria. Edizione
come potete vedere, tankobon, normalissima. So che per questo volume dovrebbe essere uscita anche l'edizione cartonata. Io da mentecatto ovviamente ho raffatto quella economica, ovviamente dato che spendo già abbastanza soldi. In allegato appunto alla copertina abbiamo anche questo banner che cita anche le altre opere del mangaka. Sul retro potete vedere anche le copertine dei numeri 1 o di tutto il resto che riguarda l'autore. Ci sono pure le short stories, mi sembra, esatto, me ne stavo per dimenticare, che dovrebbero essere da recuperare. Comunque vedremo dai in futuro. Intanto vi mostro qualche bel disegno. Fujimoto sembrerebbe confermarsi, secondo me, sempre come una bella garanzia. Un tratto che mi sembra molto più pulito rispetto a quello di Chainsaw Man, linee con contorni molto grossi, proprio come si addice un attimino a quelli che sono i miei gusti. Per il momento i disegni mi sembrano appunto molto carini, vediamo poi come sarà effettivamente sceneggiata la storia qui contenuta. Terminiamo il capitolo manga invece per passare al fumetto americano. Unico protagonista di questa categoria, questa settimana, Iron Man Must Have Extremis di Warren Ellis alla sceneggiatura con i disegni di Adi Granov. Volevo recuperare il Must Have di Hulk Futuro Imperfetto questa settimana, poi invece quando sono arrivato in fumetteria ho sbirciato quella che è la sezione dei Must Have e mi sono imbattuto in questo e ho cambiato idea. Ma perché ho cambiato idea quindi? Per due motivi principalmente. Punto primo, non ho un cazzo di niente di Iron Man in libreria, quindi mi sono detto dobbiamo per forza leggerci qualcosa. Punto secondo, storia sceneggiata da quel pazzo in culo di Ellis, nel senso buono ovviamente, quindi ho fatto 2 più 2 e l'ho messo in saccoccia. Non so una beata mazza della storia, non tiratemi il collo, non sono stato mai un grande fan di Tony, sicuramente i primi film su Iron Man mi avevano fatto avvicinare decisamente molto al mondo Marvel, alla casa delle idee, quindi mi sono detto bisogna assolutamente dare al buon Tony almeno una possibilità. Disegni di Granov che vi sfoglio in velocità, stile secondo me ricco di personalità che tende sicuramente al realismo. Non mi sembra abbia nulla da invidiare a tanti altri disegnatori. Vediamo se trovo una scena dove non ci sono solo tizi che parlano al telefono. Eccoci qui dove si menano un po' le mani. Sicuramente per quanto riguarda il realismo, su tavole Alex Ross comunque rimane imbattibile, ma devo dire che comunque molto molto belli questi disegni, assolutamente, ancora una scena dove si menano le mani, spero non sia la stessa, se no la taglio. Vedremo quindi come sarà un po' la storia, spero che Ellis anche qui non mi deluda. Il volume contiene la run dal numero 1 al numero 6 del 2005 o 2006, mi pare, qui scrivono 2005, prezzo di 15 euro per il solito formato must have, molto carine, anche le costine tutte nere in libreria fanno una bella figura, anche se la bella figura in libreria non vuol dire necessariamente che il contenuto della libreria sia buono. Ultimo recupero sempre da fumetteria, passiamo invece a Star Wars. Come vi avevo annunciato la settimana scorsa, ho ordinato l'omnibus Guardatevi dal castello di Vader e ovviamente questa settimana è arrivato, eccolo qui ancora bello incelofanato. Al suo interno troveremo Tales of Vader Castle dall'1 al 5, l'albo per il Free Comic Book Day del 2019, Return to Vader's Castle dall'1 al 5, Shadow of Vader's Castle, volumetto albetto unico, e infine Ghosts of Vader Castle dall'1 al 5, prezzo di 50 euro per 416 pagine, forse secondo me un po' caretto, sceneggiatura di Kevin Scott che ho già incontrato leggendo la prima run, o forse meglio dire la fase 1 dell'Alta Repubblica,
prima parte che devo dire non mi ha fatto tanto impazzire, ho quasi preferito di più i romanzi sull'Alta Repubblica ai fumetti, se proprio devo dirvela tutta. Ai disegni invece abbiamo un bel team composto dal nostro Francesco Francavilla, Derek Charm, Nicoletta Baldari, che se non sbaglio anche lei italiana e di origine romana, Kelly Jones e Megan Levens. All'interno di questo volumone dovrebbero esserci tutta una serie di storie narrate da dei ribelli che, costretti a farsi strada nel luogo più terrificante della galassia, così è già scritto sul retro, ben decidono di iniziare a raccontarsi tutte le loro storielle più spaventose. Giusto no per riempirsi definitivamente i pantaloni di merda, dato che erano già nel luogo più spaventoso della galassia. Avremo quindi delle storie horror a tema Star Wars. Dovete sapere che io non sono molto amante dell'horror a fumetti, ma in questo caso ero davvero molto curioso, quindi ho deciso di prenderlo non appena fosse disponibile. Speriamo non sia una raccolta di mega merda, insomma, confido nel fatto appunto che non lo sia. Ovviamente quando si tratta del cattivo per eccellenza, dell'icona pop più influente degli ultimi decenni, nostro padre Darth Vader, io non mi posso mai tirare indietro. Sgoldoniamo sto affare e vediamo che cosa c'è qui dentro. Ogni storia qui contenuta narra appunto le gesta di uno dei super cattivi che popolano l'universo di Star Wars, quindi alcuni dei più temibili nemici ovviamente della ribellione. Vi sfoglio le pagine in fretta, se no qui non finiamo più. Disegni, come potete vedere, con dei tratti assolutamente cartuneschi, diversi artisti sono intervenuti in queste opere e se devo essere sincero me lo aspettavo proprio così, ecco. Devo dire che visto il tratto le storie dovrebbero essere ok, sì, delle storie dell'orrore, ma comunque dal tratto anche piuttosto comico, abbastanza divertente presumo. Vedendo un po' anche solo le colorazioni credo che qui ci siano contenute anche una buona dose di gag, ecco, magari in questo caso un po' meno, però vediamo. Eccoci qui, siamo su dei disegni che sembrano quelli della Disney. Non avrei mai pensato di vedere Jabba the Hutt e dire ma che cucciolo. Quindi appunto questi disegni, queste colorazioni, queste ambientazioni presumo che faranno appunto in modo che questi contenuti siano fruibili ad un pubblico che va dal fan sfegatato al lettore occasionale, fino anche ad arrivare secondo me al pubblico più giovane, ecco, ai ragazzi. Speriamo che Cavan Scott qui sia in uno stato di grazia e almeno insomma ci faccia divertire un pochettino, ecco. Qui potete vedere anche Gmor che dal multiverso di Drago Nero si è trasferito di punto in bianco su Star Wars. Povero C3PO. Passiamo ora al pacco di libraccio che mi è arrivato questa settimana, pieno di cianfrusaglie usate. Procediamo pure allo sventramento del pacco, che ovviamente io faccio da sotto, visto che non ho voglia di andare a prendere il taglierino. Partiamo subito con il primo, o meglio, la prima serie di recuperi con Hanako Kun e i sette misteri dell'Accademia Kamome. Abbiamo recuperato appunto a metà prezzo usati quindi i volumi dal numero 4 fino ad arrivare al numero 9, ecco, col cazzo di bollino in mezzo, perfetto, se lavorerò nella giornata a toglierli tutti, vaffanculo. Manga shonen comunque che devo dirvi che non mi dispiace. Disegni, come vi avevo già fatto vedere in precedenza, piuttosto bambineschi, ecco. Ma comunque diciamo che la storia di questo manga riesce in ogni caso a trasmettermi più di qualcosa. Mi piace molto questa atmosfera alla Alice nel Paese delle Meraviglie, anche se appunto non si tratta proprio del Paese delle Meraviglie. Belli poi anche tutti i richiami al folklore giapponese, agli yokai, alle maledizioni, alle macumbe, insomma sono curioso di vedere come cazzo va avanti. Diciamo pure che
a metà prezzo abbiamo qui in mano un'ottima lettura d'accesso per quanto mi riguarda. Con questo non intendo dire che sia una merda, anzi la merda la buttiamo nel water e tiriamo pure l'acqua, ma intendo dire che secondo me è una lettura piuttosto divertente, molto leggera, da fare proprio insomma disinteressati per rilassarsi ed entrare un po' in questa accademia che rappresenta un mondo molto particolare e tutto a sé. Niente ovviamente di super maturo, ma comunque ragazzi consigliato, sicuramente un'ottima lettura per i più giovani o per chi appunto vuole approcciarsi ai manga e scoprire anche qualche curiosità in più sulle superstizioni giapponesi e non solo. Altro recuperino per provare una nuova serie, Dandadan volume numero 1 di Yokinobu Tatsu, manga che in molti dicono sia carino, preso anche questo a metà prezzo, mi sono detto è lì, proviamo, se mi fa cagare finisce nella mensola dei numeri 1. Altro manga sempre sull'occultismo, maledizioni, soprannaturale, dovrebbe essere uno shonen, anzi è uno shonen, speriamo non sia troppo simile appunto ad Anako-kun, visto che anche qui abbiamo il soprannaturale e l'occultismo, dovrebbero esserci comunque più botte qui dentro. Questo dovrebbe anche essere incentrato su un aspetto un attimino più comico, mi pare di aver capito. Credo siano usciti più o meno 10 volumi finora, in Giappone dovrebbe essere ancora in corso, stiamo a vedere che cosa ci racconta appunto questo volume numero 1. Sfogliamo insieme qualche pagina, così di primo impatto vediamo un po' i disegni, mi sembrano piuttosto carini. Bella la proposta di questa vecchiaccia allettante. Se perdi una gara di velocità contro la turbo nonna sei maledetto. Ah, fantastico, c'è pure del fanservice, ecco perché le pagine sono incollate. Insomma dai, a parte gli scherzi, vedremo come sarà, non si è mai troppo vecchi per leggere appunto qualche stronzata divertente, speriamo insomma che non cada e non finisca nel banalotto. Ah, c'è pure il segnalibri, fantastico. Passiamo agli ultimi due volumi, abbiamo Deadpool Back in Black, edizione Deluxe, e Deadpool uccide Deadpool, sempre in edizione Deluxe, proprio come le altre che avevo recuperato non tanto tempo fa, ecco. Partiamo da Deadpool uccide Deadpool, volume che volevo assolutamente per completare la mia raccolta molto cheap dei volumi sull'ucidologia deadpooliana di Cullen Bunn, bello questo cazzo di adesivo che rompe i coglioni davanti, dietro, di lato, e uno e due. Mi manca adesso Deadpool uccide i grandi classici per completare questa trilogia. Volumi che voglio recuperare, ma che ovviamente non intendo pagare più di 5,45 euro, proprio come ho fatto con tutti gli altri, appunto prendendoli usati, anche se con questi adesivi. Ucidologia che mi diverte molto, niente comunque di così fondamentale, ma storie proprio insomma alla Deadpool, quindi super cazzone. Sgamiamoci qualche disegno, in questo caso di Salvador Espin, come d'altronde anche l'altro volume, c'è proprio questa collaborazione tra Bunn ed Espin. Disegni secondo me piuttosto simpatici quelli di Salvador. Non mi dispiacciono affatto, non saprei dirvi nulla comunque di questo disegnatore, comunque ovviamente sappiate che l'ho preso per quelle che sono le sceneggiature di Cullen Bunn, ecco. Comunque direi che questi disegni si accompagnano perfettamente con l'aspetto cazzaro di Deadpool, bello il panda Deadpool. Passiamo invece a Back in Black, che se non sbaglio è una miniserie dove praticamente ritroveremo il nostro Deadpool che si ritroverà a indossare il costume nero, proprio come è successo a Spider-Man. Durante la lettura, almeno da quello che ho potuto leggere qui dietro, scopriremo che il simbionte, prima di legare con Spider-Man, aveva già in precedenza appunto legato con Deadpool, e una volta che verrà respinto, rimosso da Spider-Man, tornerà in cerca di Wade per altri divertimenti.
lo scopriremo leggendo questo bel volumetto, La storia segreta di Deadpool in nero. Ultimo recupero invece che non c'entra un cazzo con i manga, ma dato che sono andato a prenderlo prima di girare questo video, ve lo mostro, Zelda Tears of the Kingdom, gioco dell'anno appunto quasi certamente per quanto riguarda Nintendo. Sono fan di Zelda dai primi giochi per Game Boy Advance. Il mio primo è stato A Link to the Past, poi sono passato a Four Swords e Minish Cap, giochi che praticamente ho consumato insieme al Game Boy durante la mia infanzia, che comunque mi regalano una nostalgia incredibile. E appunto non potevo non prendere anche quest'ultimo capitolo della saga. Con questo piccolo spin-off a tema Nintendo chiudiamo qui il video, ragazzi. Vi ringrazio se siete rimasti fino alla fine. Io sono sempre il vostro cazzo di nessuno. Iscrivetevi numerosi, mettete like al video se vi è piaciuto, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti!